mie spalle vedete che c'è la pagina di Cronaca Qui di ieri, ecco, dove Ambra molestata a Hollywood dal bunga bunga con il cavaliere alla doccia hard del produttore. Ecco, entriamo sulla notizia, ovviamente, che ieri, insomma, si trovava sulle pagine di Cronaca Qui, anche perché noi tra poco ci collegheremo con Ambra. Dopo il bunga bunga, gli abusi del produttore, fai la doccia con me. L'ex Miss Piemonte rifiutò e poi sporse denuncia ai dubbi e sospetti degli investigatori di New York. Ecco, tra le star vittime di Weinstein c'è Ambra Battilana, e noi Ambra ce l'abbiamo al telefono questa mattina, è da New York. Ambra, buongiorno, buona mattina. Ce l'abbiamo? Ambra, buongiorno. Pronto? Eccoci qua, ci siamo. Buongiorno Ambra, buona mattinata. Ciao, buona mattinata a voi. Che ora è dalle tue parti? Qua è quasi le 2 del mattino. Allora ti abbiamo svegliato oppure eri in giro? No, sono ancora qua che sto chiacchierando, anzi sono qua con la mia amica Chiara Danese. Sì. Che lei è carissima mia amica e poi anche purtroppo è successo anche con compagna di brutte avventure purtroppo. Allora, tu ieri mi hai contattato, ecco, per quale motivo? Spiegami, allora, intanto realmente tu hai ricevuto attenzioni in questo caso dal produttore? Beh, questo l'avete letto da tutte le parti e volevo soprattutto raccontami. Dire che i giornali italiani dovrebbero informarsi molto molto di più prima di scrivere qualcosa. Per quale motivazione? Perché? Cosa hanno scritto? Inesattezze, Ambra? Cosa hanno scritto? Beh, ci sono delle cose che non mi sono piaciute in questo articolo, che continua praticamente a descrivermi, a mettermi nel mezzo di questo bunga bunga, che comunque non ha mai fatto parte di me e di soprattutto Chiara Danese. E, no, niente, questo è il discorso più che altro che molto mi infastidisce, mettere queste testate così, non reali. Perdonami, guarda, sottoscritto, ma anche i telespettatori a casa. Allora, tu sì, durante il periodo, ovviamente, insomma, sei andata o non sei andata? C'eri, eri un po' protagonista della situazione del bunga bunga, Ambra? No, sono stata io e Chiara portate da una persona, sì, praticamente ad Arcore, sì, senza sapere che andavamo lì. Nel momento in cui abbiamo realizzato cosa succedeva, siamo andate via. Sì. Nei mesi successivi i giornalisti poi ci hanno messo in mezzo alla bufera, hanno messo il mio nome e il suo nome associato a tutte quelle ragazze che continuavano ad andare a fare queste feste, che poi ho visto e continuano a essere in televisione, e rovinando completamente la vita a me e a Chiara, perché purtroppo in qualsiasi posto andavamo eravamo etichettate, io ho dovuto lasciare l'Italia, Chiara comunque è rimasta nella realtà della sua città, che è Gravellona Toce, sì, dove tantissime persone le hanno veramente, veramente dal insulti a, non so, Chiara, vuoi dirmi tu, perché c'è Chiara con te. Sì, Chiara è con me, vuoi parlarle? Sì, Chiara, ciao, buongiorno, buona mattinata. Allora, buongiorno a tutti. Allora, tu in quel periodo eri Miss Valle d'Aosta, se non ricordo male, vero? No. Spiegami. Sono andata 2 anni dopo. Ah, io non ero riuscita a andare avanti, mi era stato promesso di andare avanti, ma alla fine, essendo che non ho ceduto. A cosa non hai ceduto? Che cosa non hai ceduto? Scusami. All'avance di certi uomini, se si possono sempre definire uomini. Allora, tu hai, insomma, c'erano degli uomini che hanno fatto delle proposte. Esatto, delle promesse. Promesse. Allora, se tu vieni con me, io ti faccio diventare.
Esatto. E tu cosa hai fatto là? Niente, sono andata via con Ambra da quella situazione che comunque era una situazione per me molto difficile e di imbarazzo. Come ti sei sentita in quel momento? Era la prima volta che ti capitava una cosa simile oppure no? Chiara, com'era? Sì, era la prima volta sinceramente che mi capitava di essere in una situazione del genere. Ero un po' spaventata perché comunque è difficile a 18 anni gestire una situazione così. Poi, Vladi, Dimmi. se posso darti del tu, Ma ci scusami. mancherebbe, poi insomma, Ambra ci conosciamo pure, insomma, ci mancherebbe. Sì, no, Ecco. certo. Più che altro è il discorso del dopo quella vicenda, perché noi, ok, che quella sera siamo rimaste completamente traumatizzate, Sì. ma poi il discorso del dopo che ci ha rovinato completamente la vita, Ma che è il dopo stata è una cosa ancora oggi, difficile. scusatemi, il dopo è ancora Ancora, oggi. Ecco. certamente ancora oggi. Io ai tempi diciottenne, ancora all'ultimo anno scolastico della scuola che frequentavo, ho avuto i paparazzi che venivano lì, che mi seguivano, Sì, me lo che, ricordo benissimo. a cui mi dovevo nascondere. Ho avuto una situazione di imbarazzo. Io sono passata dal tornare a scuola, perché io tengo molto, molto, molto al discorso scolastico, tornando a scuola come Miss Piemonte, che era andata a Miss Italia, cui tutti quanti hanno votato e varie, a dopo pochi mesi essere stata la ragazza che è andata ad Arcore, che la gente pensava chissà che cosa avessi fatto o che cosa potevo essere, perché logicamente magari potevano associare il fatto che ero andata alla finale di Miss Italia, che qualsiasi cosa, perché per chissà che cosa. Invece, come poi dimostrato, la mia amica Chiara, a cui avevano promesso la finale, non era nemmeno finita poi al discorso della finale di Miss Italia. E anzi, stranamente, quest'altra ragazza, Roberta Bonasia, era poi finita nelle finali, che per mio conto, sinceramente, vedendo le due diversità di ragazze, per mio gusto, preferisco Chiara molto, molto di più. Allora, Ambra, ieri i giornali insomma, parlavano di te, su Cronaca Qui insomma, si parla di te come ancora tra le vittime, ancora fa notizia, ovviamente tanti sono i personaggi, volti noti del mondo dello spettacolo che stiamo sentendo. Ancora una Certo. volta si parla di te, è una ferita che si va ad aprire nuovamente nella vostra regione, nella vostra città? Esattamente, diciamo che adesso è proprio un sospiro di sollievo, perché finalmente c'è qualcuno che comincia a dire: Ambra dice la verità. E io dico la verità e la ripeto e la continuo a dire, perché è l'unica roba che mi fa star bene, che mi dà valori nella vita, che io seguo, perché non ha nessun altro senso. Io comunque, io e Chiara siamo costituite parti civili nel processo Sì. che c'è in Italia adesso, di cui nessuno sta parlando perché logicamente non è a convenienza, e nessuno alla fine poi ha più pulito i nostri nomi e le nostre facce, da dover comunque sentirci in imbarazzo ad andare in giro, dove logicamente le persone non hanno nessun tipo di interesse a sapere che noi due siamo le parti danneggiate della vicenda, perché io ho dovuto lasciare l'Italia per seguire i miei sogni, e Chiara, adesso che mi E ha come stanno seguito, andando? E come praticamente. stanno andando? Insomma, i tuoi sogni Ah, li stai, benissimo. riuscendo a realizzare? Sì, certo, io comunque mi trovo qua a New York, sto vivendo la vita che ho sempre sognato, Sì? cioè, sto seguendo completamente quello che io ho sempre pensato di fare quando ero una bambina, dire: voglio fare la modella. Mi ricordo, mia madre mi diceva, ai 5 anni mi vestivo così e cominciavo a passeggiare in giro e dire: Ecco, ah, Ambra, però questa. quando arrivano quelle proposte, ti do la possibilità di
insomma, diventare una, insomma, avere un ruolo importante in un film, però tu devi, ecco, ti sono capitate? Beh, logicamente anche io, diplomata come geometra, provando anche a fare solamente dei colloqui di lavoro, diciamo che in qualsiasi ambiente c'è sempre una persona che purtroppo, non essendo di buone intenzioni, cerca sempre di proporre, perché comunque purtroppo posso essere nata abbastanza carina e diciamo che ci sono molte persone che non sanno come trattare le donne e quindi cercano di, in qualsiasi ma ci modo. Sei, ma anche tu fai parte delle vittime come Asia Argento, Angelina Jolie e tante altre del produttore, ecco, di Weinstein? Beh, questa cosa è molto molto ufficiale nei giornali. Quindi è una cosa che qua adesso si riesce a leggere molto facilmente, sì. Si nota e si capisce tutto da lì. Io logicamente non posso discutere adesso in questo momento. Scusami, vi siete incontrati? Insomma, c'è stato un incontro tra voi? Vedendo, sentendo comunque. Insomma, i giornali scrivono la verità oppure sono fandonie? Insomma, quello che leggo, che ho dietro di me su Cronaca Qui, è vero, tra le vittime del produttore cinematografico americano, oltre ad Asia Argento, Angelina Jolie e tanti altri, spunta anche l'ex finalista di Miss Italia, la torinese Ambra Battilana. Di lei le cronache si occuparono ai tempi dei festini di Arcore nel 2015, ben dopo lo scandalo delle oggettine. La ragazza aveva denunciato Weinstein insomma, per abusi sessuali avvenuti, secondo il racconto della giovane, in una stanza d'albergo di New York. È vero? Ah, ecco, allora, diciamo che molestie invece che dire abusi, perché mi sembra non... Questo articolo è stato scritto da una persona che non sa leggere l'inglese, probabilmente, perché purtroppo diciamo che bisognava essere un pochettino più precisi, perché basta leggere i giornali importanti che sono mondiali, sì. Tradurre in modo adeguato e riuscire a scrivere qualcosa di decente. Ambra, guarda, io perdonami, voglio essere diretto, posso? Sì, certo, posso. Ecco, così almeno mi dai questa possibilità. Ma tu, nella camera d'albergo con il produttore, ma ci sei andata? Questa è una cosa che io adesso non posso completamente... Non è che sia... No, perché se mi dici io non posso, è perché ci sei andata, scusami. Perdonami se sono così diretto, Ambra, perché se devo parlare di lavoro con te, io non ti porto in una camera d'albergo. E se insomma... Ecco, Vladi, quello che volevo dirti, meglio leggere i giornali un pochettino meglio, perché leggendoli e traducendo bene si capisce che la prima volta che ho visto questa persona è stata uno spettacolo con il mio agente, altre 15 modelle, e questa persona ha visto me. Ed era molto, molto interessato a me. Interessato, io, bene. Logicamente, non sapevo chi fosse, tutto quanto, però discutendo di nuovo della vicenda, voglio solo dire di poter rileggere bene gli articoli di giornale usciti qua, tradurli meglio, sì. Magari... Ambra, non usando il Google Translate, che magari non è bravo. Hai perfettamente ragione. Però, ecco, una curiosità, che poi è certo. Mia. Allora, si incontra il produttore, si incontra una persona, siamo nello stesso ambiente, insomma, l'ambiente è quello. Andiamo ad una festa, ci sono dei personaggi che possono, insomma, ma non sappiamo sempre chi sono. Però ci possono essere amici o amiche vicino a noi che ci dicono, guarda, lui o lei è un produttore, una produttrice, ha un ruolo veramente importante. Bene, a quel punto le persone si incontrano, posso piacere, e si inizia a chiacchierare. Allora, inizia a chiacchierare, poi sta a me, sta a Vladi, dire
vado a prendere il caffè con la persona oppure non lo vado a prendere il caffè con la persona, sapendo, perché molte volte le cose si sanno, insomma, sbaglio o sappiamo quando ci sono i secondi fini, Ambra? Lo sappiamo. No, sicuramente, infatti per quello che sto ripetendo, meglio leggere bene i giornali. Sì, no, Ambra, io ho capito, hai perfettamente ragione, possiamo leggere i giornali quanto vogliamo e hai perfettamente ragione e io devo essere sincero, insomma, a me spiace la situazione che tu e Chiara state vivendo, perché non poter vivere nella propria città, perché si viene additati, per, insomma, non è assolutamente bello, tantomeno oggi che uno dice, insomma, Ambra è andata, insomma, da quello che si legge sui giornali, hanno tradotto male, però hanno tradotto male, Ambra, premetto. Ok, sui giornali qua in America c'è scritto. Dimmi. Che ho incontrato questa persona la prima volta a questa festa con il mio agente e altre 15 ragazze, che era praticamente la festa dopo lo show che ho visto. Sì. E poi è stato organizzato un casting, come io faccio tutti i giorni, sì, tutti della mia vita, con qualsiasi persona, da fotografi a designer a... Bravissimo. È stato organizzato questo casting nel suo ufficio. Io non sono andata in hotel, come tanti Bene. Stanno cercando di scrivere. Brava. Okay? Ecco. Quindi poi, leggendo sui giornali ancora, si capisce, se si traduce come si deve, che poi un altro giorno probabilmente è successo quello che è successo. Quindi se magari adesso i giornali italiani si potessero informare meglio, ne insomma, sarei molto è successo soprattutto, quello soprattutto no, però guarda già... Ambra perdonami, poi non so se ne puoi parlare o meno, allora visto che ti ho in voce, visto che siamo insieme telefonicamente, io dico è molto più semplice oggi cercare di farci capire, e c'è la tua storia, se tu non mi hai scritto nulla e non sto leggendo nulla, sto parlando direttamente con la diretta interessata. Sì, sì, sicuramente. I casting li abbiamo fatti tutti, i casting conosciamo benissimo come sono i casting. Li conosciamo forse i telespettatori un pochettino meno, però sappiamo insomma com'è il casting, si fanno delle domande e poi ci può essere anche la persona che ci può provare. Ecco, premetto, faccio presente che molte volte ci sono anche insomma coloro che si presentano ai casting che ci provano con i castisti, succede anche quello. Faccio che non è il tuo caso in questo caso. Qua non succede. Qua ecco, non succede. No, dico che non è... però ti sto facendo gli esempi di casa nostra. No, sicuramente, Vladi, ho vissuto a Londra, ho vissuto a Parigi, ho vissuto qua, cioè... Non mi è mai capitata una situazione del genere. Poi, allora, scusami, visto che non ne vuoi tanto, io ho notato che non ne vuoi tanto parlare, insomma, dici il personaggio. Non posso. È la persona, benissimo. Il personaggio è la persona, insomma, il personaggio in questione, ecco, ha abusato di te? Abusato? Sì, ti chiedo, abusato? Molestato. Ah, ok. No, volevo, visto che... Stavo sempre prendendo spunto dall'articolo sbagliato. Sì, è per quello che l'articolo è... Sto prendendo spunto dall'articolo sbagliato e sto cercando di far correggere a te il giornalista che ha scritto l'articolo sbagliato. Esatto, vorrei saperlo perché dovrei prendere provvedimenti riguardo a molti giornali in Italia, quindi dovrei sapere anche i nomi perché è una cosa che mi interessa, quindi vedrò poi. Allora, a me piacerebbe, guardate, io lo dico sia a te che a Chiara, mi piacerebbe veramente che voi possiate ritornare nella vostra città, nella vostra regione, senza più la gente che vi punta il dito, senza più la gente, insomma, poi immagino anche a Garavellona Toce per Chiara in questo caso che sia ancora più difficile, Torino è una grande città, Garavellona Toce, esatto. Ci si conosce tutti quanti, ci si conosce veramente tutti quanti e mi auguro veramente che le cose possano cambiare per entrambi. Ambra, io un consiglio, visto che insomma abbiamo chiacchierato, però e visto che tante testate secondo me sono a disposizione per farvi raccontare, tante testate italiane sono disposte a farvi raccontare. Ecco, sì, adesso sto provvedendo. Allora, se vuoi ci possiamo ancora sentire, così almeno
Però fate sì che siate voi a raccontarla al meglio. Poi, se non vogliamo dire nomi, non li diciamo, però certo. Fate in modo che sia veramente la vostra storia ad uscire, Ambra. Così, sì. Così almeno ripuliamo un attimo, perché puntare il dito, esatto, insomma, è tanto semplice. Le donne, come gli uomini, insomma, possono venire molestate, però siamo noi poi a fermarci, a dire basta, esatto, stop, io non vado, esatto, oltre. Certamente. Che cosa stai facendo? Io credo che ti sia capitato così. Che cosa stai facendo? Oppure che cosa lei sta facendo? Insomma, ecco, credo che sia andata così. La persona ci ha provato, l'uomo ci ha provato e Ambra si è tirata indietro. Esattamente. E poi vedo anche questa situazione comunque in Italia che veramente punta il dito su tutte queste vittime che si espongono a questi crimini che sono veramente disgustosi. A tutte queste persone che comunque puntano dito, vorrei solamente dire che puntare il dito significa dare la possibilità a queste persone di continuare, e dare la possibilità a queste persone di continuare a fare queste cose, magari un giorno arriverà a toccare pure una persona cara a te, e poi voglio vedere come ti sentirai, Ambra, perché queste persone sono veramente distrutte e non si può capire, brava, come una persona possa andare contro e continuare con la loro vita dopo tutti questi disagi e queste sensazioni brutte che ti tieni dentro, perché ci sono persone che ti giudicano solo perché tu hai avuto il coraggio di parlare. Brava, io ti faccio veramente complimenti, perché questo sta a significare che non sei lì e dici ok, fate, insomma, io sto in silenzio, mi vergogno per quello che mi è successo. Hai la coscienza pulita, raccontati. Io appena riuscirò a parlare, non vedo l'ora. Va bene. Intanto io ti ringrazio per esserci sentiti questa mattina e per avermi contattato ieri per parlarne insieme. Rimaniamo in contatto, Ambra? Sicuramente, io e Chiara rimarremo in contatto. Volentieri. Perché abbiamo tantissimo. Anzi, da dire. Però vi chiedo veramente, tornate a casa, ecco, e poi la cosa importante, ci siamo in questo ambiente, insomma, le critiche, facciamole entrare da un orecchio, facciamole uscire dall'altro, la gente cattiva e invidiosa c'è sempre stata, e tu dovresti saperlo benissimo, sì. Dovresti saperlo benissimo, e quelli che ci provano ci sono sempre stati, ecco, quelli che ci provano ci sono sempre stati, e sono anche non solamente nel mondo dello spettacolo, ma in tanti altri ambienti. Esattamente. Va bene? Grazie Ambra, un abbraccione, grazie per aver esserti raccontata con noi. Buona mattinata, buona giornata, grazie mille.